Vivi Castellaneta è piombato nelle nostre vite come un ospite inaspettato, che però riempie di senso la giornata. Ha cambiato la percezione che abbiamo della nostra città, ci ha dato l'occasione di scoprirne volti sconosciuti, di viverne fino in fondo pregi e difetti. Insomma, ci ha reso cittadini più maturi, un piccolo miracolo nato sulle pagine di Facebook, capace di creare quella comunità di cui Castellaneta, dobbiamo ammetterlo, è sempre stata orfana. Posso testimoniarlo personalmente. Mi chiamo Francesco Tanzarella, sono nato a Castellaneta e vi ho vissuto per 30 anni. Faccio il giornalista e ora vivo a Taranto, ma grazie a Vivi Castellaneta ho riscoperto la mia città. E non solo. Ho capito che qui, tra queste strade, su questa terra, affacciata ad un precipizio che la natura ha reso opera d'arte, ci sono ancora tante opportunità da cogliere. Vivi Castellaneta, infatti, è un gioco che si è fatto serio, mettendoci davanti ad un bivio: chiudere o crescere. Abbiamo deciso di non fermarci, tante cose nascono e muoiono sulle pagine di Facebook. Non doveva essere così per noi. Lo dovevamo a tutti voi, a tutte le persone che in questi mesi hanno interagito con Vivi Castellaneta, facendone quello che è. Lo dovevamo a noi stessi, poi, generosi nel donare a questo progetto tempo, passione e sogni. Abbiamo deciso allora di diventare una vera e propria testata giornalistica, registrata in tribunale, con tanto di redazione fisica e non virtuale, e di direttore responsabile, immeritatamente il sottoscritto, e con una missione ancora più ambiziosa: essere la voce della città. Una città fatta di contraddizioni, certo, ma soprattutto di persone meravigliose, di ragazzi pieni di volontà e di passione. Saranno loro a portarvi per mano in questa nuova avventura. A loro affido questo, che è il compito più importante, perché il meglio deve ancora venire.